Ragazzi, ragazze, buongiorno. Siamo tornati in un nuovo video di Rainbow Six Siege. Siamo al 104. Abbiamo fatto un'altra live molto molto bella, ma purtroppo incominciano a esserci gli sniper che trollano in partita di brutto. Un bel pollicione in su, un bel commentino. Regà, a me una cosa che mi dispiace è che io il 22 parto per il Giappone. Non so quando finisce questa season. Sarebbe bello per questa season provare a ittare l'oro. Sarebbe bellissimo. La vedo grigia. Paracadute sulle palle. E let's go. Allora, la mia idea è: prendo lui. Posso disattivare le trappole. E però chi entra? No, fermi un attimo. Fermi un attimo. Arca miseria, ma ha cambiato. Ma ha cambiato roba, non so se ci abbiamo qualcuno che possa distruggere effettivamente i muri. Mi ha preso montagna, raga. Mi ha preso montagna. Questa cosa non mi rende allegro. In realtà no, non volevo assolutamente fare così. Pronto, Argus in posizione. È ora di muoversi. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Questo facciamo così. Io voglio rompere un po' i coglioni qua, raga. Ok. Oh, ok. Buchi pronto a sfondare, sono io, vicino a me. Allora, sicuramente devo dronare. Ok. Ok. C'è un bel... Ho rotto un po' tutto, raga, me ne rendo conto. Io voglio provare a spiazzare. Fare dei buoni turni. Sì, sta tipo. L'ho visto. Resta solo un operatore d'attacco. Squadra d'attacco eliminata. Come ho giocato? Secondo me decentemente. Il problema è che i miei non ho capito. Che culo. Non ho capito perché vanno in questi posti. Cioè, abbiamo l'opportunità, secondo me, di entrare in un punto molto semplice, tra virgolette, basta utilizzare dei giusti operatori, no? Minchia, dovremmo andare sempre a fare cose strane, forse potevo essere più veloce, sicuramente. Però nel mio sto cercando di imparare a fare roba, dai. Che poi loro in realtà non sono stupidi quelli contro, perché stanno praticamente... hanno praticamente intrappolato tutta la parte superiore di questa mappa qua. Tutta. Non male. Ma pure noi non credo che siamo così male, eh. Ripeto, se vado leggermente più veloce può essere una bella soddisfazione. Ok. Perché secondo me questi vanno sopra, raga. Allora, proviamo a fare così. So io. Fatemi fare così, se no tanto per muoio.
left. No, qua non c'è nessuno, ragazzi. Mamma mia, la paura. Allora, la cosa più giusta da fare è andare qui dove hanno fatto le due kill e aggirare questo. Forza, un mezzo coso. Occhio bro, che è veramente... Ok. Nuovo caricatore. Vabbè, ho un po' smirato, però c'ero, dai. Ho un po' smirato, però c'ero. Ok. Va bene, va bene, va bene. Quella mitraglietta non penso di averla mai usata la prima volta. Pensavo fosse un pochino più precisa. Invece con la sensibilità che ho... Cioè, dovrei alzare un po' la sensibilità. Vabbè. Calmi e procediamo. Vamonos. Vamonos, vamonos. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosetta di interessante. Che comunque la partita è difficile. Cioè, per me, non intendo quelle... Ui. Forse 10 secondi non ce la faccio. Vediamo un po' che succede. Non male però, eh? Allora, fatemi lavorare bene, ma... cose sono buone o se tante fanno cagare. Posso dire, oltre la miretta che è un po' così così, cioè proprio io parlo, allora, sapete, no, Rainbow Six Siari, come me, io non mi vanto assolutamente, so che faccio cacare, ma il mio impegno è enorme in Rainbow Six. Mi piace il livello di intelletto che ci sto mettendo nel fare le cose, cioè sono un pochino calmo oggi, forse un po' troppo, però la cosa, secondo me, è anche carina, no, in base alle giornate uno come gioca. E meramente me la sto proprio portando con calma, se posso dire la verità. Cioè proprio con la calma, proprio quella di un sensei. Ok, ho messo le mie videocamere. Ok. Diciamo... No, io farei... Sperando di non morire, eh. Bravo. Granata in quarto. Non mi sembra che ci sia nessuno là. Io rischio comunque un botto qua. Rischio veramente tantissimo, ragazzi. Perché io so che stanno... Fatemi vedere un attimo una cosa qua.
bene così, va bene così. Basta, ah, da dietro un faccio. Potevo ammazzarne uno senza problemi, eh. Sì, lo so. L'ultimo nemico rimasto. Dai, io ammazza, che male. Non dovevo, eh. Infatti, vedete, sbaglio ancora ste cose. Non mi devo far prendere dalla roba di fare la kill, perché poi può succedere questo. Se si perde questa, regà, mi accollo tutta la colpa. Me la accollo tutta, regà. Se questo non picca, abbiamo vinto. Mancano 10 secondi. Restano 5 secondi. Vittoria. Posso dire che però ho giocato di merda, che avevo fatto il pick e non devo farlo. Non devo farlo, Mirko, perché stai 3 contro 1, ma... non si fa, non si fa, non si fa, perché poi la gente esce e si fanno le kill, quindi no. Però le videocamere secondo me hanno dato una bella manina a questo qua, eh. Ho questo presentimento e sono molto contento. Quindi io l'ultimo turno mi tolgo la canna lunga, tolgo sto coso che mi fa spottare e mi dà fastidio. Mi vado a mettere... ma sì, mettiamoci quella là. Comunque mi sta venendo la voglia di shoppare, raga. Bella... bella prepotente, io ve lo dico. Brutta storia, eh. Allora, pure io ho messo un po' di trappolette sopra. E secondo me non è male. Vengano pure. Fino un po'. E qua posso. Ovviamente vorrei ritornare dentro. Ok. Vai di dietro. Ok. Ok. Peccato, perché l'avevo veramente messo male, male, male. Qua non posso mettere, va bene. Lì non credo. Sta sopra. Ci provo? Strano, perché io li ho sentiti, ma... merda. E non entra, vaffanculo. Oh, ma
come ha fatto? Come ha fatto? Mamma mia! First pick, sarà quello che ve pare, porca puttana! Comunque, quelli contro, almeno questi due, sono più forti di me, sicuramente. Adesso voglio cercare in qualche maniera di dare il mio massimo. Jammer pronto. Vediamo un po', Corazzatevi un po'. Io lo so che loro le vedono queste, ma a me non me ne frega niente. Cioè che loro vedano queste. Questi li vado a prendere. Dai ragazzi, cerchiamo di chiuderla sta partita, Restano 5 secondi. Cerchiamo. Ma guarda, nel dubbio, invece che non metterla. Però vedi, la cosa che mi trigger è che loro non vanno a prendere quello che in realtà dovrebbero prendere. Secondo me questo ci sta, il rinforzo qui. Secondo me, E qua mi voglio pure chiude. Bravi ragazzi. Bravi ragazzo. No, me l'hanno rotta. Stanno comunque sopra. Ma dove sopra però? Minchia, i miei stanno comunque fuori tutti, Ok. Mamma mia, sono un po'... Ve lo posso dire, sono un po' perso. Ok, bro sta qua. Vai ragazzi, questa comunque rilevato tramite scansione, io non ho idea di dove possa essere. Da qualche parte mi rompe i coglioni. Bravo Rocky, Ricky, come cazzo ti chiami tu? Raga, io sto cagandomi sotto nelle mutande. Bene. Male. Ok. Potrebbero essere sopra, sotto. Non male. Guardate, carriato di brutto da Anan Zoken e Ricky the Boss. Ne sta bene. Anche della Chaos e Tiger hanno fatto il loro. Praticamente è una partita molto simile. Sono stati leali. Sì. Quindi Ricky the Boss e Anan Zoken, secondo me, ci può stare. Mi accollo che nessuno mi dia del valore. Ci sto, ho fatto, non vi dico cacare, però sì. Con calma riusciamo a fare cose belle. Grazie mille come sempre per il supporto. Vi voglio un sacco di bene. Al prossimo appuntamento. Ciao patati.